È stata convocata l'assemblea oggi perché, visti i fatti gravi che sono successi negli ultimi due mesi, ossia la rottura della convenzione tra la Fondazione di Mantova e la Fondazione Universitaria di Mantova e l'Ingegneria di Pavia, l'Università di Pavia, nella specie l'ingegneria che ha sede qua, ci è arrivato un comunicato in data 21 aprile, mi sembra, dove il nostro preside diceva che dall'anno prossimo non attiveranno più i corsi del primo anno in Ingegneria per l'Ambiente e Territorio e in Ingegneria Informatica. Siamo caduti tutti dalle nuvole perché non ci aspettavamo questa situazione e subito ci siamo mossi per capire il perché. Non ci è stata data nessuna comunicazione in merito da parte della fondazione che gestisce tutta questa sede qua e ha gli uffici addirittura qua vicino, e il giorno seguente il nostro professore è venuto a spiegarci la situazione che si è vista molto grave, in quanto praticamente non era più possibile, a quando ci hanno detto, ricostruire il rapporto che si era interrotto, e da lì in poi ci siamo cominciati a muovere noi per riuscire a fare valere i nostri diritti, insomma. E oggi siamo qua appunto per cercare di capire come si è arrivati a questa situazione, e il nostro obiettivo di oggi era di porre delle basi solide per il nostro futuro, garantendoci il minimo indispensabile per finire gli anni di studio e magari qualcosa di più. Grazie. Ascolta, dimmi. Fontanini?